Ciao ragazzi, ciao, benvenuti. Ciao. Benvenuti a un video un po' diverso dal solito, è più una chiacchierata random che altro, parlando di polpi. I polpi sono gli animali preferiti, diciamo, mi sembra. No? Sì, sono tra i miei animali preferiti. Tra i miei animali preferiti. Noi sappiamo tutti quanti che nel nostro cervello ci sono due grandi tipi cellulari, no? I neuroni e le cellule gliali, che sono tutte quelle cellule appunto che non sono neuroni nel sistema nervoso. E quindi la domanda che sorge spontanea anche dal punto di vista evoluzionistico è: ma non è che per caso l'intelligenza, le capacità cognitive complesse, oltre ai neuroni e alla complessità del cervello, non sono dovuti anche a un tipo di cellule di supporto o cellule gliali comunque cazzute, ecco, questo è giusto. Qual è l'altro gruppo di animali che hanno una spiccata intelligenza ma che sono dannatamente outgroup, cioè fuori dal gruppo? I polpi, la cosa più sensata, e hanno questa capacità di manipolare che è assurda, nel senso che sì, fanno delle cose che sono pazzesche. L'esempio tipico che ho usato persino nella mia presentazione di tesi è quella dei polpi che usano la noce di cocco e riescono a chiudersi dentro e rotolano giù per le discese. Sì, perché lì non è semplicemente l'utilizzo di uno strumento, ma è anche, cioè, lo smontaggio e il riassemblaggio di uno strumento. Non è semplicemente prendo una cosa e la sbatto, ma è se prendo due cose e le unisco per farne un'altra e poi le divido quando mi serve. E non le faccio neanche, è premeditazione. Sì, cioè, esatto, è bellissimo. E la cosa bella lì è che a volte vedi il polpo che se le porta dietro, si porta dietro di due con le braccia rimanenti, sì. Ok, la premeditazione è una cosa che vedi in pochi gruppi animali. Il ricercatore nelle vasche con i polpi, il polpo riconosceva singole persone. Quello è bello. Cazzo, sì, come i cani. Solo che i cani noi li abbiamo letteralmente costruiti per essere in grado di fare questa cosa. Esatto, sì. I polpi no, li abbiamo presi a casa e loro riescono a imparare i volti umani, cazzo. E in pochissimo, posso dire le parolacce? Sì, allora. Ok, è in pochissimo tempo, perché hanno due anni tipo massimo. Sì, esatto. La cosa bella è quella. Tra l'altro una cosa bellissima è che si è visto anche che alcuni esperimenti sul loro comportamento, che così a idea si sono rivelati fallimentari, magari erano fallimentari perché abbiamo un modo diverso di pensare che riconduciamo sempre a noi. Quindi creare un setting in laboratorio per far fare qualcosa di alla fine innaturale a un polpo non è detto che sia uno il metodo giusto di studio, ma soprattutto si è visto che i polpi hanno diverse personalità. Quindi quello che può essere giusto per un individuo può non esserlo per un altro. Ok, il polpo è un animale fighissimo, che è fatta così, solo che ha 8 braccia, ok, muscolose, però dentro hanno anche dei nuclei che proprio ragionano, nel senso che, cioè, molto probabilmente loro riescono a afferrare un granchio ancora prima che l'informazione sia arrivata, perché il braccio stesso riconosce che quello è un granchio. Questa cosa per me è pazzesca. Sì, che poi la maggior parte dei neuroni dei polpi stanno nei tentacoli. Due terzi. Nelle braccia, anzi, che questo è il nome corretto, sarebbe braccia. Sì, braccia, piedi. Comunque sì, è figo questo, perché è anche un modo diverso di avere un cervello. E tra l'altro anche l'occhio è una convergenza col nostro, perché per certi casi è simile all'occhio dei vertebrati, quindi siamo, diciamo, arrivati a soluzioni simili. Pur essendo invertito, cioè, è lo speculare del nostro. Ci si potrebbe fare un bel dibattito etico sul dovremmo smetterla di mangiarli, nel senso che io ho trovato ridicolo che non potessi fare ricerca ma poi posso mangiarli. Quello sì. Cioè, controsenso. Dai, di questo controsenso. Strano, no? 1-0 ignition. Lift off of the Falcon 9 and crew dragon.